Si è sofferto un pochino troppo, eh? Se non si chiudono prima le partite ci fate venire il cardiopalma. Il cardiopalma, ragazzi. E se sbaglia... Po' cinici là davanti, eh? Po' cinismo. Questa è una partita da chiudere 20 minuti fa, bambini miei. Comunque, siamo passati 1-1, non vinciamo, il Maccabi alla fine ci ha messo il bastone tra le ruote, questo bastone però fortunatamente non ci ha fatto capitolare, perché io al gol del Maccabi ho detto non ci posso credere, le 2 ore siamo là davanti, le 2 ore si cincischia lì davanti alla porta, Sottil si mangia un gol, quell'altro tira fuori, quell'altro un tira, si fa un passaggio di troppo, insomma la si butta dentro, arriva a loro, Borda contropiede, errore difensivo, Parisi in ritardo, quarta si fa saltare, tutto quello che volete, Terracciano apre le gambe, Borda 1-1. E ho detto: non è possibile. Adesso ci manca. Tanto darà una valanga di recupero. Infatti, 5 minuti di recupero. Tanto lo sapevo, andava a finire così. Comunque, cardio palma, ragazzi. Chiudiamole prima le partite. Comunque, ragazzi, la Fiorentina passa agli ottavi di finale di Conference League in una giornata particolare. Sappiamo le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, ma io oggi ho già detto la mia. Quindi parliamo di calcio, ragazzi. Allora. Bravi tutti, paradossalmente bravi tutti. Belotti non segna, ma gioca tanto, fa una grande partita. E devo dire la verità, ho rivisto anche Nico Gonzalez a tratti, ma l'ho rivisto. Poi, notizia importantissima, è rientrato Dodò, finalmente si è visto, il ragazzo c'ha voglia di giocare. Mi è dispiaciuto per Faraoni, che è uscito con quell'espressione come dire vai, adesso il mio campionato l'è finito qui, ora c'è Kayode e Dodò e io, buonanotte a suonatori. Peccato perché ha fatto il gol dell'assist, ma una menzione in particolare, ragazzi, bisogna darla a solo lui, all'uomo della copertina, Antonin Baracche, che in un periodo in cui purtroppo ci ha lasciato l'ideatore, l'inventore di Dragon Ball, come non mai il gol di Antonin Baracca, uomo di Conference, ragazzi, segna di testa su un bellissimo assist di Faraoni. La Fiorentina vince, soffre un po' nel finale, devo dire che la Fiorentina è stata abbastanza in comando di tutta la partita. Mi è piaciuto l'atteggiamento, anche nel secondo tempo siamo rientrati con la giusta cattiveria, con la giusta idea di andare a vincere questa partita. Peccato che lì davanti però c'è sempre questo errorino, c'è sempre questa cosa di non volerla buttare dentro, di non calciare quando magari bisognerebbe calciare. Sul primo tempo anche Ranieri ha fatto quella sorta di cross, non si è capito bene che voleva fare. Insomma, alla fine è finita 1-1. L'importante era passare il turno, era fondamentale passare il turno. Il Maccabi alla fine si è dimostrata squadra arcigna. Avevo già detto che non era da sottovalutare come avversario, perché ovviamente qualche anno fa la Juve gli ha fatto vedere i sorci verdi. A noi ci ha fatto un po' penare in questo ritorno, forse ci ha fatto più penare all'andata, soprattutto nel primo tempo, la Fiorentina ha avuto un approccio completamente sbagliato. Oggi in casa nostra, in un clima abbastanza surreale, non voglio fare polemiche su quello che è stato la gestione delle tempistiche, le forze dell'ordine non mi interessa, sono cose di ordine pubblico, purtroppo non saremo i primi e non saremo gli ultimi a dover purtroppo avere queste situazioni di ordine pubblico per via di scontri che vanno al di fuori del calcio, quindi non voglio sollevare una polemica, però era uno stadio abbastanza semideserto, parliamoci chiaro, oltre al fatto di tutti i settori chiusi, pochi biglietti, 7.000 biglietti venduti, insomma, paradossalmente c'era più gente del Maccabi che tifosi Viola, a dirvela tutta, però al di là di questo ho visto una Fiorentina padrona del campo che però si perde a volte in un bicchiere d'acqua. Io l'ho sempre detto, la peggior nemica della Fiorentina è la Fiorentina stessa, perché bastava essere un capellino più cattivi là davanti e questa è una partita che ti facevi due o tre gol, li facevi senza problemi e chiudevi tutto. Importante era anche la girandola di cambi con un Vincenzo Italiano che ha osservato la partita dall'alto e il suo secondo ovviamente a coordinare i ragazzi in campo. È stata anche difficile per quello, perché non avendo Vincenzo Italiano in panchina è anche più difficile per i ragazzi lo stesso anche approcciare proprio il sistema di gioco. Però alla fine ce la siamo cavata. Io al gol del Maccabi, lo ripeto, ho avuto un po' di paura, ho avuto dei fantasmi, ho avuto la sensazione di sta a vedere che ora basta, gli mettano un pallone in mezzo, la colpiscano di testa, fanno 2-1 e poi si va avanti. Ho pensato a quello e poi anche lì su Ranieri che l'ha schiacciata su quella respinta, meno male che gli ha colpito il braccio, perché ho detto ma che tu schiacci a fare il pallone? Ma tiralo alto, tiralo in fallo laterale, no, invece a schiacciarlo, insomma ragazzi. Se a noi non si soffre, se a noi non siamo contenti, se a noi non ci si mette il pepe, non siamo contenti, a noi bisogna soffrire.
Noi siamo nati per soffrire, i tifosi viola sono nati per soffrire. E anche stasera si è sofferto, si è vinto, ma si è sofferto e si poteva evitare. Al di là di questo, ripeto, menzione particolare per Barak, che ha giocato una partita bellissima. A me è piaciuto tantissimo Barak per i movimenti, per la voglia, per la grinta. Positivissimo il rientro di Dodò, ripeto. Questo ragazzo è tornato finalmente, si è visto subito che c'ha garra. L'impatto di Parisi non mi è piaciuto. Non ho ben capito se questo ragazzo ha difficoltà gestionali o è proprio in questo momento un blocco mentale, perché Parisi, l'ingresso di Parisi e l'approccio di Parisi non mi è piaciuto. Anzi, siamo andati più in difficoltà quando è entrato Parisi. Paradossalmente è entrato meglio Ikoné, proprio come stile di impatto di gioco. Bene Belotti, non ha segnato, ma ragazzi, da davanti ha fatto reparto, ha lottato, ha retto palloni, ha fatto degli stop pazzeschi, ha fatto un cambio di campo a un certo punto, ho detto mamma mia che visione di gioco. È vero, l'avversario era un po' molto compassato, a un certo punto camminava, a me mi è sembrato un Maccabi quasi che non ci credesse, neanche con il gol dell'1-1, ho visto un Maccabi tranquillo a riprendere i falli laterali, cioè era molto sereno, un Maccabi, non lo so, mi è sembrata un po' particolare come partita, però al di là di questo, l'importante ragazzi, ritorniamo là, si è passato il turno, adesso vedremo chi sfideremo. Il clima ovviamente è particolare, non so se Italiano pronuncerà altre parole sul futuro, non so se la società interverrà sul futuro, se diranno qualcosa, comunque l'importante era passare. Adesso testa ovviamente a domenica, testa a vedere chi sortirà fuori dall'urna di Neon dei sorteggi di Conference League. Il cammino per questa benedetta Coppa, Italiano l'ha dimostrato stasera che vuole vincere la Coppa, perché siamo partiti con una formazione con Belotti là davanti, Bonaventura, insomma mi aspettavo di vedere Nzola, mi aspettavo di vedere Beltra, invece ha rimescolato le carte anche forse in virtù di alcune idee che vorrà mettere in campo domenica, non lo so, ha fatto rifiatare, ha fatto un po' di turnover a 20 minuti alla fine, la Fiorentina in quel momento è sembrata anche un po' calare sulla prestazione, anche se poi le occasioni ce le abbiamo avute. Ragazzi, l'unico problema, bisogna buttarla dentro. Se si buttasse dentro un pochino più di palloni, e si soffrirebbe anche meno. Comunque, ragazzi, come sempre, forza viola, meno male.